E dopo la prima parte dedicata al calcio con tutti i suoi approfondimenti, passiamo a questa seconda per parlare di calcio a 5 e anche di volley. Andiamo subito a vedere che cosa è successo questo fine settimana perché, come già anticipato nella scorsa, le dimissioni di Mister Cantalupo avevano un poco messo in difficoltà quello che poteva essere l'iter della squadra del Futsal Claravì militante nel campionato di C2. Subito dopo la gara sembra che qualche cosa persa, ricordiamolo, contro il Lupe Pompei per 8 a 5. La compagine salese aveva avuto un momento di difficoltà anche negli spogliatoi, si percepiva subito anche nelle interviste che qualche cosa non andava bene. Ebbene, in settimana è arrivato anche il nome del nuovo allenatore, dopo che con una lettera rivolta a tutti gli amici del suo gruppo di WhatsApp, Andrea Cantalupo, il mister ebolitano, aveva dato le sue dimissioni. Capitolo chiuso, anche se diciamo, la particolarità di queste dimissioni ne arrivano proprio da un fattore, quello dell'anno scorso, che aveva già visto orfano del tecnico la scompagine salese, il Futsal Claravì, proprio in occasione della partita preliminare di una Coppa Italia che aveva vista protagonista questa squadra e che al Palazzingaro di Sala Consilina purtroppo. Per una decisione da parte del tecnico e di conseguenza la sua reazione verso l'arbitro, aveva lasciato così privi di direzione tecnica sulla panchina proprio la squadra del presidente Spinelli. A distanza di un anno e di una stagione, succede di nuovo la stessa e identica cosa e questa volta, come per la precedente, il buon Giovanni Calandriello si accolla alla responsabilità e della direzione tecnica di questa squadra e continua. Una partita difficile, anche se disputata con una squadra in coda alla classifica, ma lo sappiamo cosa può succedere anche nel cambio della direzione tecnica. Ebbene, la squadra ha reagito bene, anche se di misura ha confermato la sua potenza e la vittoria è arrivata e di conseguenza noi avremmo voluto parlarne questa sera, ma impegni di lavoro hanno allontanato i rappresentanti di questa squadra e di conseguenza ne abbiamo parlato noi. Ma lo facciamo anche leggendo la grafica perché è importante conoscere anche gli sviluppi degli altri risultati e quindi con l'aiuto di Francesco Pinto adesso andiamo alla lettura. Fimas Sporting Futsal Claravì 1 a 2, Futsalo Plonti Futsal Rota 3 a 4, Lupe Pompei Reghina Minor 5 a 0, Montella Real Pagani Futsal 4 a 3, vince il San Gregorio contro il Real Belvedere per 11 a 4, Sarno Futsal Magica Promotion 3 a 5, un altro risultato esterno, quello del Vitiello Futsal che vince a Gragnano contro l'X-Men per 5 a 3. Ma andiamo a vedere la classifica che adesso vede il San Gregorio e il Montella a 12 punti, contendersi la vetta, segue il Lupe Pompei per 10 punti e poi Futsal Rota 9 a 6 punti, Real Amalfi, Futsal Oplonti, Futsal Claravì e Vitiello Futsal, Real Pagani, Real Gragnano e Reghina Minor 4, Fimas Sporting, Real Belvedere 1 e Sarno Futsal con 0 punti. In questo momento, quindi, il gran lavoro da parte della società del Futsal Claravì si deve riassumere in un grandissimo appuntamento. La settimana prossima, al Palazzingaro di Sala Consilina, sabato alle ore 15, arriverà la capolista, il San Gregorio, un San Gregorio che aveva già assaporato le mura del Palazzingaro in occasione di una partita persa contro il Morigerati in un vecchio campionato di Serie D e alle sue battute finali. Un San Gregorio che poi nella partita successiva ebbe ragione sugli avversari del Bagnoli per vincere così una partita ed approdare in C2. Dopo una stagione altalenante, quest'anno il presidente Juzzolino sicuramente vorrà fare bene. Ha già vinto ed è a punteggio pieno le partite precedenti. Sono quattro partite fondamentali, ma
la più importante, credo che il presidente Juzzolino se lo giocherà proprio la settimana prossima, perché con l'aiuto di Calandriello, dopo aver sistemato i vari problemi che possono creare questo passaggio di consegne, si troverà di fronte una squadra che con tantissimi uomini, non di San Gregorio ma anche di Nocera, continuerà sicuramente il suo obiettivo, quello di inizio stagione, di vincere il campionato, e sarà veramente una partita difficilissima, dura, e noi con le nostre telecamere riprenderemo tutto, e quindi appuntamento, già un anticipo di quello che sarà poi il messaggio durante la settimana, di seguire questa partita e il Futsal Claravì alle ore 15 al Palazzingaro di Sala Consilina. Andiamo a leggere quindi il quadro completo delle partite che caratterizzeranno questo fine settimana. Come già detto, Futsal Claravì contro San Gregorio, Real Pagani Sarno Futsal, Futsalo Plonti X-Men Gragnano, Regina Minor Fimas Club, Futsal Rota Lupe Pompei, Magica Promotion Vitiello Futsal e Real Belvedere contro Montella. Queste le gare quindi per questo fine settimana. E noi andiamo avanti, perché una grandissima partita ha caratterizzato l'ennesimo appuntamento in rosa al Palazzingaro di Sala Consiliana, quello dell'Antares Rosciano Distribuzioni, che solo all'ultimo, perché ormai ci ha abituato a questo tempo, questi 5 set, e solo all'ultimo ha avuto la meglio su una squadra organizzatissima. Volato Caserta è tra le più accreditate alla vittoria del campionato, e a dire la verità in casa, anche se di misura, usando un termine prettamente calcistico, la squadra di Mister Vigiano ha fatto veramente bene, e soprattutto è riuscita, come sempre, al quinto set ad avere la meglio sugli avversari. Ma vediamo che cosa è successo in questo riassunto della partita, con tanto di interviste finali, con il montaggio di Francesco Pinto e l'audio di Antonella Morena. Seguiamo tutto. Buona serata a tutti dal Palazzingaro di Sala Consilina, dove si sta per disputare la terza gara del campionato regionale di Serie C tra la Volalto, squadra ospitante del Palazzingaro di Sala Consilina, e la mitica Antares Volley. Della Volalto, Esposito numero 9, schiacciata del numero 15 Rispoli Francesca, che mette a segno un punto e vincono questo set 25-17. E siamo rientrati in campo dopo il primo set a favore della Volalto, 25-17 il punteggio della battuta. Risposta del libero 17 Grillo Claudia, Raffaella, va schiacciata di Alexandrova Yelena, che segna così la fine del secondo set a favore della Volley Antares 25-14. Ed ecco in campo le due squadre per il terzo set. A buona recupero dell'Alexandrova di Camillo, e così vincono questo terzo set la Volley Antares con 25-22. Eccole di nuovo in campo le giocatrici della Volalto e dell'Antares. Alla mia sinistra la Volley Antares, disposta sulla metà campo, l'altra invece troviamo la Volalto. Ed è iniziato così il quarto set. Risposta di Impagliazzo, Esposito, passaggio alla Paioletti, capitano, che vince questo quarto set con 25-23. Ripreso il quinto set della terza gara tra la Volalto e l'Antares. Nuovo Alexandrova, Modestino, Colluscio, Lobosco, Di Camillo, e questa volta è veramente la vittoria per la terza gara del campionato regionale
di Serie C da parte dell'Antares Sala Consilina. Pasquale Daniello, allenatore della Vola Alto ASD Caserta, che questa sera presso il Palazzingaro ha disputato la terza gara valevole per il campionato regionale di Serie C Volle Femminile. Un commento su questa gara. Ma per noi è una bellissima serata, perché comunque le ragazze hanno dimostrato, al cospetto di una squadra di categoria, di livello, di poter reggere il confronto, e considerata l'età, è un gruppo under 18 praticamente, sono moderatamente soddisfatto almeno del gioco. Poi certo c'è da lavorare sulla qualità, sul miglioramento, sulla riduzione del numero degli errori, però complessivamente portare via un punto da questo palazzetto è un buon risultato sicuramente. È la prima volta che vieni a Sala Consilina? No, sono stato a Sala Consilina a vedere qualche partita di Serie A qualche anno fa, perché sono il referente tecnico regionale della Campania da qualche anno, e sono stato qua, diciamo, a onorare gli amici salesi per la Serie A, per la loro Serie A, quando appunto qui c'era la squadra di A2. Visto che lei è referente, ne approfitto per sapere qual è la salute della pallavolo. La salute della pallavolo campana è una buona salute. In questo momento siamo sotto gli occhi anche dei media, perché comunque il risultato che abbiamo ottenuto come Regione Campania al Mondiale, con 3 ragazze schierate stabilmente nel sestetto titolare, Del Core, De Gennaro e Chirichella, credo che sia un bellissimo biglietto da visita per il nostro movimento. Quello che secondo me bisogna migliorare è che queste ragazze possano presto essere seguite da altre ragazze della stessa capacità, e che magari possano un domani ripercorrere le orme di queste. Ci troviamo in compagnia di Grillo Raffaella, che indossa la maglia numero 16 all'interno della squadra Antares Sala Consilina. Questa è la terza gara, quindi un'altra vittoria. Come ti pare poi il resto del campionato? Come l'affronterete? No, naturalmente lotteremo su tutte le partite, perché ogni partita è a sé, quindi aspettiamo la squadra avversaria e giochiamo il meglio che sappiamo fare. E la gara di oggi, un tuo commento personale? No, abbiamo mollato un po' di volte, ma piano piano col gruppo che abbiamo lotteremo sempre di più. Terza gara casalinga, vittoria ancora per la Volley Antares Sala Consilina. È una vittoria questa di un tecnico, dato che le sono state fondamentali le sostituzioni degli ultimi 2 set. Il tecnico, diciamo, vince con la squadra. Il tecnico il più delle volte si prende la responsabilità della sconfitta, però devo essere sincero, è una vittoria della squadra, perché le ragazze pian piano si stanno comunque conoscendo anche tra di loro, e quindi anche lo spirito di gruppo che incide poi in queste partite sta venendo fuori. Io sono fortunato ad avere delle ragazze molto disponibili, sia sotto l'aspetto tecnico che umano, e quindi piano piano stiamo crescendo e stiamo creando qualcosa di concreto, e la vittoria ne insomma testimone. Partita sapevamo che non era semplice, anche perché anche questa è una delle squadre più accreditate del girone, una società che lavora bene sul giovanile, infatti erano ragazze giovani, una società che ha una squadra in Serie A, quindi tutto bello. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che dobbiamo migliorare in alcune cose, però è il nostro lavoro e lo facciamo con passione, quindi ci sarà facile insomma riprendere anche qualche difettuccio. Allenatore Viggiano, qual è la prossima gara che incontrerà l'Antares? Sabato prossimo andiamo ad Aversa a giocare con un'altra squadra che dicono essere abbastanza completa e tosta, è una squadra satellite comunque anche di Aversa, della stessa società di stasera, sappiamo che è organizzatissima. Però noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, ad allenarci tutti i giorni in palestra, perché è un percorso di crescita che è iniziato, ma ci vuole anche del tempo per vederlo ancora più concreto e forte. Quindi soddisfatto, felice. E il capitano Aleksandrova, Jelena, cosa ti è piaciuto e cosa invece ti è piaciuto di questa gara? Cosa ci è piaciuto di questa gara? Sicuramente il carattere che abbiamo fatto uscire fuori alla fine, come d'altronde l'abbiamo fatto anche nella gara precedente, stravincendo il 5° set. Cosa è piaciuto meno? Sicuramente tantissimi errori, anche da parte mia, e questa è una cosa che non dovrebbe ricapitare più.
Scontro diretto la settimana prossima per questa grandissima gara che ci sarà e che in un certo senso ha già anticipato anche l'intervista, questo clima di festa che non deve essere assolutamente interrotto, anche se sarà veramente una trasferta dura. Ma andiamo a leggere un attimo i risultati di questa giornata completi, quindi con l'AS di Rota Volli Saviano 3-2, Rosciano Distribuzione Volalto Aversa 3-2, Volley Pomigliano Ottivima Volley non disputata, Bellino Volley Cus Napoli 0-3, Gimel Sant'Agata Via Satellite 3-0, Nemesi Stabie Volley Aversa 3-1, DGA Abatese Volley Top Spin Cava 0-3. La classifica andiamo a leggerla subito con Top Spin Cava a 9 punti insieme al Cus Napoli, la Rosciano Distribuzione Sola Soletta al terzo posto con 7, Ottivima Volley 6 insieme a Volley Aversa, ASD Rota 5 punti, Volalto Aversa 4 insieme a Nemesi Stabie, Gimel Sant'Agata 3, Avellino Volley 2, Volley Saviano e Via Satellite 1, Volley Pomigliano e DGA Abatese Volley a 0 punti. Rimaniamo su questa grafica perché da commentare ci sarà il prossimo turno. La Rosciano Distribuzione con 7 punti verrà ospitata dalla quinta in classifica, la Volley Aversa. Questi punti di differenza, questo solo punto di differenza deve caricare ancora di più e quindi possiamo ritornare in studio, dovrà caricare assolutamente questa squadra di questa responsabilità, perché il campionato in corso è con il presidente Virginio Petrarca, sicuramente non varrà perdere un'altra occasione di allungare il passo e di avvicinarsi sempre di più a quella che è la vetta della classifica. La squadra ha risposto benissimo e sicuramente il tecnico ha avuto da parte sua anche il merito di un paio di sostituzioni alla fine del quarto e del quinto set che hanno caratterizzato la vittoria. Meritava già al quarto set la squadra salese, purtroppo poi ecco è stata sorpassata, ma l'importante è che alla fine e con le pedine giuste e c'è stata una grande rotazione in campo, la squadra salese ha portato in casa, quindi ha portato ovviamente la vittoria anche in casa per la seconda volta di questo campionato. Ma andiamo a leggere che cosa succederà anche il prossimo turno. Non solo ci sarà questa partita della Rosciano Distribuzione, ma c'è anche quella del Volley Saviano contro il Pomigliano, Rota Volley Avellino Volley, Cus Napoli, Gimel Sant'Agata, Ottavima Volley Abatese Volley, Via Satellite Nemesi Stabie, Top Spin Cava Volalto Aversa e, come già detto, Volley Aversa Rosciano Distribuzione. Noi raccoglieremo tutte le informazioni anche durante la settimana per i preparativi delle squadre che seguiamo da vicino nel calcio a 5 e anche nel volley, per poi presentarle ed essere pronti ovviamente al prossimo appuntamento per Cosmo Sport della settimana prossima, lunedì prossimo. E questo è l'appuntamento, non lo mancate. Intanto Pierluigi Paciello vi ringrazia per l'attenzione, ringrazia anche i suoi tecnici con Francesco Pinto alla regia, la supervisione di Mario Frari e Simone Frari alle telecamere. Come già detto, buona visione e soprattutto mi raccomando, Cosmo Sport ritornerà per voi fra 7 giorni, precisamente lunedì. Arrivederci a tutti.